Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Questo secondo tutorial in VoiceOver vi mostro come realizzare la spilla d'aia. Ed eccola qui. La lista dei materiali ve la lascio in descrizione. Questo è il retro della spilla. E niente, vi lascio al tutorial. Ciao! Primo step, disegno su un foglio la farfalla d'aia, ritaglio il disegno e poi trasferisco il tutto sulla Lazy Stiff Stuff. Volendo voi potete tranquillamente disegnare su quest'ultima. Io preferisco fare in questo modo perché non so disegnare benissimo, quindi preferisco disegnare prima su un foglio di carta e poi trasferire il tutto sulla Lazy. Dopo sulla Lazy ho aggiunto anche ulteriori dettagli per quanto riguarda le ali della farfalla. Ho sperimentato un po' con i vari materiali per trovare appunto la giusta combinazione di forme e colori e alla fine ho optato per una navetta e delle gocce per la mia farfalla d'aia. Una volta appunto deciso il materiale da utilizzare, con un bisturi o un tagliolino ho inciso la Lazy Stiff Stuff. Questa tecnica si utilizza quando appunto lavoriamo con dei cabochon che presentano una punta molto sporgente, quindi si va a incidere la Lazy e poi si fissa il cabochon con la colla. Nel mio caso ho utilizzato l'artiglio per fissare le due gocce e la navette centrale. Ed ecco qui il risultato. Una volta fissate le due gocce sulla Lazy Stiff Stuff, vado ad incastonare le due gocce con 32 delica di base 11.0. Vado appunto a posizionare le prime due delica e le fisso alla Lazy e poi inserisco una perlina per volta. In tutto sono 32 delica di base, ho effettuato in tutto 3 giri con le delica 11.0. Poi ho inserito sulla parte alta della goccia 10 rocaille 11.0 lilla e nella parte bassa della goccia 6 rocaille 15.0 celesti per andare appunto ad enfatizzare la forma della goccia. Infine un ultimo giro con le rocaille 15.0 silver line gold, sempre inserendole con la tecnica del peyote, ho appunto incastonato le due gocce. Il risultato finito, vedete, e vado ad incastonare anche l'altra goccia con i medesimi passaggi. Ed ecco qui il risultato, le due gocce incastonate. Poi ho incastonato la navette misura 9x18 mm e l'ho incastonata esattamente con 24 rocaille 8.0 lilla utilizzando la tecnica dello square stitch. Prima vado a fissare tutte le 24 rocaille 8.0 sulla Lazy Stiff Stuff con i medesimi passaggi, in questo modo. Ed ecco qui il risultato finito del primo giro. Vado a fissare anche una perla da 4 mm lilla e una perla da 8 mm bianca per andare appunto a realizzare sia il corpicino che la faccia della nostra farfalla d'aia. Il secondo giro dell'incastonatura ho utilizzato per i laterali della navetta le rocaille 11.0 e per le punte le rocaille 15.0. Per terminare appunto l'incastonatura, poi sono ripassata in tutte le perline del secondo giro
ed ho inserito altre due Rokail 15.0 e mi sono rinfilata direttamente nella perla da 4 mm e nella perla da 8 mm. Ho effettuato questa operazione per entrambi i lati, quindi una volta inserite le due perline sono ripassata all'interno della lesi e poi sono ritornata indietro nella perla da 8 mm e nella perla da 4 mm per rifare nuovamente quest'ultimo passaggio. Una volta ultimata l'incastonatura della navette, ho ricamato le ali in basso utilizzando le Delica 11.0. E questo è appunto il risultato. Una volta ultimate le ali in basso, ho posizionato l'ago in questo punto per andare a ricamare tutte le perline le Rokail 11.0 seguendo appunto il disegno delle ali sulla Lazy Stiff Staff, quindi con il medesimo colore di Rokail 11.0 ho ricamato tutti i contorni delle ali in questo modo. Ovviamente questa operazione l'ho realizzata anche per l'altra ala. Una volta delineati e ricamato tutti i contorni, vado a riempire le parti esterne delle ali con prima fissando un castone da 4 mm e poi ho ricamato sia Rokail da 11.0 lilla, perle da 4 mm celesti e anche perle da 2 mm bianche, e questo è appunto il risultato. Vado a ripetere questa operazione anche per la seconda ala. Poi per la parte delle ali interne ho fissato tutti i cipollottini in diverse colorazioni e misure e poi successivamente ho ricamato la parte interna delle ali con Rokail 11.0, Delica 11.0, Rokail 15.0 per andare appunto a riempire tutti gli spazietti. Ho ritagliato la Lazy Stiff Staff seguendo la forma della farfalla, lasciando appunto mezzo centimetro di bordino. Questo bordino ci servirà per andare a realizzare la cucitura finale al brick stitch. Poi ho disegnato il contorno della farfalla su un cartoncino in questo modo. Una volta realizzato il contorno della farfalla con la matita, ho realizzato una sagoma più piccola rispetto al bordo appena tracciato e ho ritagliato questa piccola sagoma che poi ho successivamente incollato sul retro della farfalla, in questo modo. Una volta che il cartoncino si è fissato al retro della nostra farfalla, ho incollato anche la spilla e poi ho ritagliato un pezzo di finta alcantara. Ho realizzato anche due piccoli fori per inserire le due estremità della spilla e poi ho ritagliato la finta alcantara e ho effettuato il bordino con la tecnica del brick stitch, inserendo una Rokail 11.0 per volta. Ed ecco qui la farfalla d'aia terminata. Prima di realizzare appunto tutto il bordino al brick stitch, ho inserito all'interno della lavorazione due chiodini dove ho inserito appunto per ogni chiodino 3 cipollottini da 3x2 mm e nella parte finale del chiodino con le pinze a punte coniche ho realizzato queste due piccole spiraline per appunto andare a ricreare le antennine della farfalla. L'ho inserita all'interno della lavorazione fra il cartoncino e la Lazy Stiff Staff, le ho cucite e dopo, successivamente, una volta cucite, ho aggiunto anche un pizzico di colla artiglio e poi ho terminato il bordino realizzato appunto con la tecnica del brick stitch. Io spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Per qualsiasi domanda contattatemi nei commenti. Io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuovi video. Ciao!